Ingegner Calvello, la regione Basilicata vuole crescere, una regione per crescere, lo slogan scelto per la manifestazione, Trend Expo che lancia l'altro slogan, la sfida, la scelta di restare. Sono due motti che possono assolutamente convergere. Sono d'accordo con lei e lo sforzo che il Dipartimento, ma l'intera regione Basilicata sta facendo è proprio quello di puntare sui giovani, per cui tutte le azioni che il Dipartimento sta mettendo in campo hanno un obiettivo, quello di costruire delle opportunità per i giovani, ma soprattutto di valorizzare le competenze che i giovani hanno già acquisito e costruendo opportunità perché possano restare all'interno del nostro territorio. Stiamo lavorando ed è bellissimo la collaborazione stretta con l'Università di Basilicata, proprio perché rappresenta ovviamente l'Università di Basilicata il momento principale dell'evoluzione delle competenze e quindi della possibilità di dare ai giovani gli strumenti perché possano poi scegliere di restare sul loro territorio e quindi sul nostro territorio lucano. In percentuale che peso specifico ha e avrà la formazione nei prossimi scenari per innestarsi su questo percorso? Ma la formazione professionale è orientata appunto a creare occupabilità, ossia è orientata a costruire delle competenze specifiche che sono legate alle esigenze del territorio. Noi abbiamo diversificato la nostra programmazione nel senso che abbiamo impostato i progetti formativi che stiamo realizzando per aree prodotte, ossia l'ultima per esempio evento che abbiamo costruito, quello che abbiamo chiamato patto formativo, ci consente di costruire insieme agli attori dell'economia lucana l'analisi dei fabbisogni, quindi ci consente di individuare quali sono i settori emergenti, quali sono le necessità di competenze che servono al nostro territorio e in questi settori investiamo le nostre risorse finanziarie, che poi sono risorse finanziarie dell'Unione Europea.